adesso parliamo specificamente della prima sezione del capo 14, la risoluzione del problema. Abbiamo visto come già parlato caratteristiche generali sono stati incontrati. In pratica la prima sezione, ricordo la sezione prima del punto, ci ha portato tutta una serie di disposizioni, in parte che abbiamo parlato in giacimento, in parte che per quattro norme che definiscono queste situazioni, secondo me che aveva loro verificarsi il tema della risoluzione di diritti, sono importanti queste norme, quella sulle situazioni che hanno appena indicato, ovvero termine essenziale, la definizione dell'esempio e anche poi dimentichiamo se la possibilità sicuramente è una presentazione che a verificarsi di quale sia una risoluzione di dati. Abbiamo adesso ci sta facendo spesso aspetto di comunità che non ti deve essere, mentre invece ci siamo espressi rispetto a profondire quale succede sulla possibilità di promuovere le eccezioni ma non più niente sulla possibilità di capire quali potrebbero essere gli effetti di risoluzione del contratto non bilaterale, il caso di risoluzione del contratto unilaterale, in pratica la risoluzione del contratto indicativamente non ha effetti nei confronti di altre parti, però può averlo se la risoluzione del contratto è data, diciamo, su quella prescrizione che anche per le altre parti è considerata essenziale. Mentre invece nel caso di per quanto riguarda l'eccezione di adempimento, abbiamo visto come le parti è consentita di fare un'eccezione di adempimento e quindi di provvedere se anche l'altra parte è adempiente. Però questo è possibile per le obbligazioni sia pratica immediatamente esigibile, invece non è possibile se ad esempio una parte è concessa sul favore un piano. In questo caso invece il termine una risposta a favore della parte non consente chiaramente nell'intento di promuovere un'eccezione di adempimento. Poi oltre a questi due fatti, le altre cose sulla disponibilità terza della risoluzione del contratto, sulla mancanza di effetti retroattivi per la prestazione già eseguita in caso di contratto di produzione periodica, poi abbiamo invece, sempre riguardo le prestazioni che hanno in carta, l'articolo 1457 sul termine essenziale di tutte le parti, che dice che se il termine fissato per la prestazione di ogni parte è considerato essenziale all'interesse dell'altra, questo è stato fatto uso contrario, se vuole esigere una riduzione rispetto alla scadenza del tempo deve garantizzare la parte entro 3 giorni. Quindi in pratica avevamo già detto come un termine essenziale fa scattare di diritto a risoluzione del contratto, però se approfondiamo la disciplina del 1857 scopriamo anche che comunque la parte che sia un termine essenziale eventualmente se ne dà avviso al creditore eventualmente promuove la risoluzione del contratto, può anche evitare la risoluzione del contratto se si chiede entro un termine di massimo di 3 giorni. Poi abbiamo invece anche la norma invece che riporta principale di fila d'adempio, perché la risoluzione 54 ci si può la parte del pendolato quanto mai per iscritto di adempimento con il termine, una dichiarazione che per suo ultimo oggetto termine in realtà si prenderà senza la risoluzione. Però hanno approfondito la norma anche quando mi sono di fila d'adempio il creditore ne può disporre a questo termine ulteriore di 10 giorni.
termina un po' tutto il suo potere di decisione, sarà la spartizione del prezzo, poi dopo il sottene, senza il contratto sono stato rimpiuto, così chiaramente il sottene. Sulla telecomunicazione 73, sulla sommità di caccia di rimpiuto, sono gli espressi, in pratica Grazie.